Oroscopo Paolo Fox a latte e miele del 17 ottobre 2018. Andiamo a vedere l'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di latte e miele, analizzandolo segno per segno. Ariete, dopo questo inizio che è stato leggermente difficile, si sta recuperando energia. Si è sempre pronti a agire e a realizzare molte cose. In alcuni casi è importante che si aspetti anche l'aiuto di qualcun altro, anche se spesso non lo si vuole. In questo momento sta arrivando. Qualcuno dei nati sotto questo segno sta facendo dei grandi cambiamenti, riuscendo a modificare le cose intorno. Questa è una fase molto importante per i sentimenti. Gemelli, queste sono giornate di energia, almeno fino alla fine della settimana, e anche di possibili nuove novità. In amore bisogna cercare di stare attenti, e vivere un rapporto in cui sentirsi al centro della persona amata. Se in questo momento ci si sente soli ci si potrà guardare intorno. Gli uomini del segno, sono un po' troppo presi dal lavoro. In questo momento e entro la fine dell'anno vi saranno delle scelte importanti da fare soprattutto nell'ambito lavorativo. Attenzione a non essere guidati dalla fretta e dall'impulsività che portano solo a commettere errori. Cancro, Saturno è opposto, però questo non implica una situazione negativa. Di solito il pianeta quando si pone in senso contrario aiuta il segno a tagliare via i rami secchi e quindi invita a ricominciare su nuove basi. Vi sono dei momenti di alti e bassi con la possibilità di vincere qualche battaglia. In ogni caso gli impedimenti non vengono dal segno stesso, ma dall'esterno. Sarà per questo opportuno cercare di affrontare le cose con maggiore personalità e anche una certa voglia di iniziativa. Sagittario, i prossimi giorni sono molto importanti. Forse si potrebbe ricevere una notizia positiva. Quindi bisogna cercare di muoversi con cautela, dato che il momento migliore sarà dal mese di novembre. Attenzione alle relazioni con gemelli e pesci che possono portare a delle complicazioni non facilissime poi da gestire. In questo periodo sarebbe meglio evitare di sovraccaricarsi di ulteriori preoccupazioni. Toro affaticato e scarico, segni flop. Ora è il momento di guardare da vicino i segni flop della giornata. Il Toro vive un momento di grande stanchezza. Qualcuno è afflitto da difficoltà sentimentali, mentre altri si sentono troppo carichi sul lavoro. Si deve cambiare pagina, lasciarsi alle spalle il passato per raggiungere nuove e interessanti situazioni. Il Capricorno vive uno strano stato di agitazione da diversi giorni, non si riesce a invertire questa tendenza e il rischio è così di crearsi diversi fastidiosi problemi. Forse sarebbe il caso di trovare una persona che dia conforto e grande attenzione, allungando una mano per superare problemi difficili da accettare. Lo Scorpione si trova al centro di alcune situazioni che farebbe meglio ad evitare. Non è sempre facilissimo però sfuggire ai problemi che fin troppe volte si accumulano e rischiano di creare anche problemi di non facilissima gestione. Se si trova qualcuno disposto a dare una mano forse si potrà trovare la forza per reagire. Ariete luminoso. Segni al top. Soffermiamoci su segni che si possono considerare al top per oggi. L'Ariete spicca tra i segni che si possono considerare in crescita in questo momento. Dopo un inizio di settimana leggermente complicato ora c'è la consapevolezza dei propri mezzi e si possono raggiungere obiettivi decisamente interessanti.
La luna illumina il segno della bilancia e regala soluzioni anche a qualche momento di difficoltà. Non è stato un inizio di settimana promettente, ma ora c'è la forza per reagire. I gemelli hanno una grande energia che può portare a fare dei grandi progressi. Nonostante questo si deve stare molto attenti dal punto di vista sentimentale. La persona amata vorrebbe sentirsi di più al centro dell'attenzione, ma non riesce sempre a trovare una conferma dall'altra parte. Entro la fine dell'anno ci saranno sicuramente delle novità dal punto di vista professionale che potrebbero spingere il segno verso altri lead interessanti e in grado di regalare ottime soddisfazioni. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.